Quest'anno ho cercato dei consigli sul risparmio energetico per le ghirlande luminose. La mia soluzione sono le lampadine LED. Consumano 10 volte meno delle lampadine elettriche o alogene, hanno una durata di vita sostanzialmente maggiore e non riscaldano. Per una luce adatta all'atmosfera natalizia anche a casa vostra, è importante che sulla confezione sia indicato luce calda e bianca. Ulteriori consigli li trovate su www.svizzeraenergia.ch. Io, Miss Earth Svizzera 2014 e Svizzera Energia, vi auguriamo buone feste! Benvenuti alla terza puntata di Miss Earth Svizzera Italiana. In queste ultime settimane abbiamo imparato a conoscere le ragazze e adesso vedremo gli ultimi preparativi prima della finale. Ed ora tocca a Valentino Odorico per parlare di moda e social network. Ciao ragazze e benvenute. Vi ho seguito in questi giorni, insomma, in quello che avete fatto. Ho già individuato in alcune di voi un grande potenziale e oggi sono qui perché voglio raccontarvi un po' due temi, diciamo, che secondo me potrebbero tornarvi utili in questo lavoro e in questa esperienza. Il primo è legato al fattore prettamente social, invece il secondo quello più legato al fattore di modella nel vero senso della parola come lavoro. Ovviamente tutte avete un profilo privato, giusto? Cioè la classico profilo dove accettate gli amici, perfetto. Allora, in previsione della finale nazionale, dove appunto tra di voi accederanno, vi verrà chiesto di creare una pagina pubblica dove raccontare chi siete, cosa fate e quindi catturare in modo divertente anche i vostri fan e sostenitori che vi voteranno poi alla finale appunto nazionale. Prima di tutto, quando aprirete la vostra pagina Facebook pubblica, entrate sempre nell'ottica che quella non è più una visione di Facebook divertente, soltanto ironica, diciamo, per gli amici, ma diventa una vera e propria bacheca per il vostro lavoro. Quindi diventa uno strumento con cui voi lavorate, con cui voi vi promuovete, ed è uno strumento anche grazie al quale potreste trovare ulteriori sbocchi lavorativi. I consigli che vi posso dare, prima di tutto, sono quelli di utilizzare la pagina dove voi comunicate cosa siete lavorativamente parlando. Quindi se avete fatto esperienze, anche questa è un'esperienza, se avete delle vostre foto, cioè raccontate e non abbiate paura a mostrare chi siete lavorativamente parlando. Cercate di tenere un taglio sempre professionale, perché ricordate che quello che voi trasmettete in una pagina Facebook è quello che poi la gente appunto pensa di voi. Cercate di comunicare non soltanto poi la parte lavorativa, ma alternandola anche a al racconto di voi stesse, chi siete, le vostre passioni, se siete in un posto particolare, in un locale carino, in un negozio che vi attrae, perché raccontate un po' il vostro interesse, soprattutto se legato tutto questo al mondo della moda, legato quindi poi anche ai concorsi di bellezza. Un consiglio che vi voglio dare, che molti sbagliano, secondo me, a non fare: se qualcuno vi scrive, anche se non lo conoscete, perché in quel momento voi siete un personaggio, tra virgolette, pubblico, perché diventate personaggi pubblici in una vostra pagina pubblica, rispondete sempre alle persone che vi scrivono. Anche se uno commenta una vostra foto, se in modo negativo che in modo positivo, rispondete, perché fate vedere che comunque
concedetemi il termine, non ve la tirate, cioè non siete le classiche, questa è bella, fa la modella, irraggiungibile, no. Perché anche VIP molto molto noti hanno capito questo, sono quelli poi più amati dal pubblico, quindi cercate sempre di rispondere, e se anche la critica, a volte riceverete critiche negative, sicuramente anche solo per invidia o per altri motivi, buttatela sul ridere, perché vi rende comunque autoironiche e secondo me paradossalmente è quasi più producente rispondere in modo ironico a una critica negativa che prendersela e attaccare la persona. Trasmettete un'immagine bella e divertente, secondo me. Per aumentare i vostri seguaci vi consiglio di utilizzare alcuni strumenti come gli hashtag, non so se sapete cosa sono, ok? Quindi cercate sempre di, alla fine di un post, sia che abbiate un profilo Twitter che un profilo Facebook, di utilizzare gli hashtag perché vi permettono, quindi col cancelletto, per esempio fashion, cancelletto nome del concorso, cancelletto moda, look, vi permette quindi di far sì che persone che hanno a che fare e che cercano informazioni su quel determinato argomento vi trovino, quindi vi conoscano e indirettamente iniziano a seguirvi. Quindi vivete e cercate di capire che Facebook può essere un vero strumento lavorativo. Ovviamente le tre di voi che arriveranno alla finale nazionale, nell'ipotesi che una di voi vinca, diventa l'ambasciatrice per la Svizzera al concorso a livello mondiale. Questo concorso non è soltanto un concorso di moda, è un concorso che porta un messaggio dato alla terra, al rispetto per l'ambiente, quindi indirettamente anche quello che poi voi continuerete a postare nella vostra immagine, nel vostro profilo privato, inevitabilmente sarà sempre legato al vostro profilo pubblico. Cioè in quel momento ricordatevi che qualunque cosa, anche nel profilo privato, è comunque sempre riconducibile a voi, perché in quel momento che voi siete alla finale nazionale, da quel momento in Svizzera non sarete più conosciute soltanto a livello territoriale, ma comunque tutta la Svizzera vi vedrà. E successivamente, a maggior ragione, se rappresenterete la Svizzera alla finale mondo. Quindi abbiate presente questo e poi per ogni informazione aggiuntiva, se avete domande o volete anche un aiuto durante il percorso, da quando l'aprite a quando arriverete alla finale nazionale, su come gestirla, su come farla, chiedete pure che ci sono. Social Network è ormai un portale di lavoro, penso. Sono la fonte principale anche di informazioni o comunque di interazioni tra noi giovani o anche con persone che non vediamo, che sono dall'altra parte del mondo. È comunque un buon mezzo per rimanere in contatto. Siamo tutte su Facebook, su social, ed è tra virgolette anche molto pericoloso muoversi dietro un social. Mi sono sempre domandata cosa ci fosse dietro a queste pagine che ogni tanto troviamo di personaggi pubblici. Ci ha aiutato a capire un po' come funziona e cosa succederà dopo. E in questo campo una pagina Facebook è veramente importante, come Twitter è un modo per farsi conoscere, per farsi apprezzare. Per cui i suoi dettagli e i suoi consigli sono stati molto molto utili, soprattutto per una persona che qualora dovesse diventare famosa, muoversi dietro un social. Riguardo a quello che ci ha detto, che ci ha anche proposto e consigliato di fare, io sono un po' titubante perché già Facebook lo uso poco. Preferisco Instagram più sfogliare le pagine e mettere mi piace perché foto mie non ce la faccio, mi sento troppo. Cioè, per fare una foto decente ne devo fare 300.000. Se ovviamente so che di solito dietro c'è un grande staff, ma esattamente come funzionava non mi era chiarissimo. Perché è la prima volta che mi trovo in questi panni da concorrente per un concorso di bellezza. È bello sapere anche cosa sta dietro, approfondire cosa compone poi tutto questo concorso, diciamo, e tutto quello che poi andremo a fare anche noi, quindi la parte tecnica, diciamo. Però è stato molto utile, ma non solo, anche per me, diciamo, personalmente ho una pagina Facebook e la uso frequentemente, anche Instagram, quindi è stato di grande aiuto.
Anche questa terza puntata è giunta al termine e vi ricordiamo l'appuntamento del 31 gennaio con la finale di Miss Earth Svizzera Italiana. In più vi diamo appuntamento il 20 gennaio al Cinestar per Miss Earth Svizzera Italiana, il film, che potrete vedere in compagnia delle nostre Miss. Non perdete tempo. Prevendita allo 076 818 29 75 e su www.rockin.tv.